Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Viviamo in un momento storico dove c'è un clima di odio feroce, spesso fatto di menzogne, di bugie, di sotterfugi, di strumentalizzazione di fatti di cronaca nera, ma molto dipende non solo dall'ideologia politica che si contrappone, molto dipende anche proprio dalla politica. La politica è scesa ad un livello bassissimo. Parlando anche con persone che hanno 65, 70 anni o di più, mi dicono: guarda, Luca, che adesso la politica non è più come quella di una volta, quando c'era la DC, c'era il Partito Socialista. Adesso la politica è a un livello bassissimo. I politici di adesso sono lo specchio della società. Una volta i politici non erano lo specchio della società, il politico era una persona di carriera che aveva fatto la gavetta, che aveva imparato a parlare, a esprimersi in maniera politica, anche ipocrita, persone che avevano una certa esperienza. Adesso il politico è uno scappato di casa, come dice Carlo Calenda, sono persone che arrivano in politica col primo treno che passa, quindi senza nessun tipo di esperienza, senza nessun tipo di peso nel curriculum, niente. Quindi una politica di bassissimo livello porta anche poi a delle reazioni, a delle prese di posizione che sono proprio di un livello infimo. Adesso parliamo di un ennesimo caso. Di un ennesimo caso, ecco perché parliamo sempre della stessa tipologia di casi. Qui parliamo di un candidato del Partito Democratico, Fabio Tumminello, che pubblica una foto con Salvini appeso. Salvini appeso vuol dire Salvini impiccato. Beh, attenzione, ma pubblica questa foto mentre sta anche bevendo qualcosa, forse chi lo sa, un tè o qualcosa di alcolico. Non si sa se è qualcosa di alcolico, ma così il PD è costretto a prendere le distanze e a chiedere scusa. Quindi i toni utilizzati dal candidato del PD costringono appunto il partito nella sua sezione locale a chiedere scusa. E dicono proprio così: vogliamo prendere le distanze da quanto pubblicato dal candidato Tumminello. E poi dice: chiediamo scusa anche a nome del nostro candidato a chiunque si sia sentito offeso da questa esternazione. Siamo altresì certi della sua buona fede, conoscendone sì l'esuberanza, ma anche il carattere mite ed assolutamente non violento. Un errore dettato dalla giovane età, da lui pienamente riconosciuto. Quindi il PD locale ha cercato di giustificare questa persona: è giovane, è esuberante, però è una persona in buona fede, non è una persona violenta. Quindi tutte delle frasi di circostanza, ma io capisco tutto, ma eleggere o definire politico un ragazzino che si fa fotografare mentre sta bevendo qualcosa dicendo, scrivendo Salvini appeso, secondo me non è degno neanche di pulire le scale di casa sua o il pavimento di casa sua. Sinceramente, non so come si possano definire politici queste persone. Ma di cosa parliamo? Siamo a Venaria Reale, è un comune di 33.000 abitanti nell'area metropolitana di Torino. Io ci sono stato alcune volte a vedere, lì c'è una bellissima, c'è una reggia, no? Con un corridoio, come si chiamano? Adesso non mi viene in mente, bellissimo, che è il secondo per lunghezza dopo Versailles, o forse ha la stessa lunghezza di Versailles. Comunque, a Venaria Reali, 33.000 abitanti intorno a Torino, il 20 e 21 settembre, anche lì si voterà per eleggere il nuovo sindaco. E sul profilo di Fabio Tumminello di Instagram, praticante avvocato candidato del PD al Consiglio Comunale, compare la scritta Salvini appeso, no? Praticante avvocato candidato del PD che scrive Salvini appeso.
A denunciare questo fatto è la Lega in consiglio regionale, è il vicepresidente appunto della Lega e segretario della cittadina del Carroccio, Andrea Cerruti, che dice: il PD a Venaria candida individui che offendono e incitano alla violenza. E aggiunge: il messaggio Salvini appeso, trasmesso dal giovane candidato del PD, non lascia spazio alle interpretazioni. Sottolinea l'esponente della Lega e va condannato fermamente da tutti, anche e soprattutto dal partito di cui Tumminello appartiene. Questo genere di azioni nulla a che vedere con il confronto politico, ovviamente. Matteo Salvini, il segretario della Lega, che è stato offeso, come si... quando uno scrive Salvini appeso, cioè Salvini impiccato, secondo voi che cos'è? Un insulto, una minaccia di morte, una diffamazione. Beh, ci sono diversi tipi di interpretazione. E Matteo Salvini dice: parlerò di scuola, di giovani, di lavoro, non di minacce. Noi portiamo nelle piazze d'Italia idee e proposte sulla scuola, sul lavoro, sui giovani, sulla sanità, sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sul sostegno a famiglie, imprenditori, artigiani e agricoltori, dice Salvini annunciando la sua visita a Venaria Reale per mercoledì e poi aggiunge: possono piacere o non piacere, ma sono idee, proposte, soluzioni. Altri preferiscono gli insulti, i lanci di sedie, bottiglie, pomodori, le minacce e lo strappo di camicie e rosari. Alla rabbia e alla paura, dice Matteo Salvini, rispondiamo col sorriso e con il lavoro, avanti con gioia per il bene di tutti gli italiani. Abbiamo detto che il PD nella sezione locale ha chiesto scusa a nome del Partito Democratico e anche a nome di questo giovane avvocato, praticante avvocato e praticante insultatore. Ricordiamo che la democrazia è fatta di confronto politico, ma di confronto politico, non di violenza verbale, minacce, lancio di pomodori, lancio di sedie, staccare la spina al comizio di Salvini per impedirgli di parlare, fischietti, grida. Naturalmente chi dice di essere contro la violenza e va in una piazza a dire io sono contro la violenza usando violenza verbale e fisica, ovviamente si discredita da solo, non è credibile un comportamento del genere. Quindi io consiglierei a tutti gli esponenti e militanti di centro-sinistra di non cercare di zittire l'avversario identificandolo come un nemico. Si può comunque fare un partito, parlare nei comizi di proposte alternative, ma cercare di zittire l'avversario si chiama squadrismo, che poi è rosso, verde, giallo, blu o nero. Si parla di squadrismo, si parla di persone che cercano di impedire la libertà di espressione degli altri. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale e alla pagina di Facebook e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.